governo del presidente Lula. Il governo del presidente Lula è in certa maniera anche quello della presidente Dilma, che sta continuando lo stesso lavoro, si è dato come obiettivo quello di raggiungere una maggiore uguaglianza e una maggiore giustizia all'interno del paese. Ciò contrasta ovviamente molti interessi, perché molte persone non si accontentano di stare bene loro, ma vogliono che ci sia una distanza fra loro e gli altri. Questa purtroppo è una caratteristica della nostra società moderna ed è una caratteristica anche del Brasile. Quindi molti settori, anche beneficiati dalla crescita economica e soprattutto molti individui, si sono sentiti colpiti dalla politica di uguaglianza che è stata perseguita dal governo e sul piano internazionale anche dalla ricerca di una maggiore autonomia e un maggiore rapporto sud-sud. Prima il Brasile, per dialogare con un paese africano, doveva passare per gli Stati Uniti o doveva passare per l'Europa. Oggi l'America del Sud parla direttamente con l'Africa e parla direttamente con i paesi arabi. Abbiamo creato un gruppo come IBAS, cioè India, Brasile e Africa del Sud, e sono poi sorti i BRICS. Tutto questo ha cambiato la geopolitica mondiale e indiscutibilmente ha generato della resistenza. Io non difendo teorie cospiratorie, non credo ci sia stato un intrigo di banche e governi per far sì che il Brasile fermasse la sua crescita, ma ci sono molti interessi che resistono. Io ho visto questa resistenza, per esempio, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, dove i temi più importanti che abbiamo proposto non sono stati presi in considerazione, né per noi né per altri paesi in via di sviluppo. Ho visto la difficoltà che c'è stata per riformare il sistema di quote del Fondo Monetario Internazionale. Ora è vero che c'è stato un piccolo cambiamento, ma ci sono voluti 5 anni per implementare qualcosa su cui si era già d'accordo in ambito G20. Se uniamo tutte queste resistenze interne alla diminuzione della disuguaglianza, che ha un'espressione sociale e anche un'espressione razziale e di genere, se mettiamo insieme questa resistenza alla diminuzione delle disuguaglianze con la resistenza alla ricerca di una maggiore autonomia e di un maggiore accordo fra paesi in via di sviluppo al fine di diminuire la loro dipendenza dai paesi ricchi, questo spiega in buona parte perché c'è stata la formazione di un insieme di forze che opera contro lo sviluppo del paese. Non voglio dire che questa sia una teoria cospiratoria. Evidentemente gli Stati Uniti sono una grande potenza, come in passato lo sono stati altri paesi europei. E la tendenza delle grandi potenze è sempre quella di avere interferenze con altri paesi. Ribadisco di non abbracciare alcuna teoria cospiratoria, ma quello che è stato rivelato da Snowden e da WikiLeaks e non smentito non sono invenzioni né fantasie. Non è una invenzione, non è una fantasia. Quindi la Petrobras è stata infiltrata da parte dei servizi nordamericani. Anche il Ministero di Miniere ed Energia e la stessa Presidente Dilma sono stati oggetto di questa intromissione, cosa che è già accaduta anche qui in Italia. Con quali obiettivi? Politici? Economici? Non siamo in grado di rispondere, ma sicuramente con l'obiettivo di provocare risposte che non necessariamente erano in nostro favore. Se fossero state in nostro favore, non ci sarebbe stata necessità di fare azioni clandestine. Sarebbe bastato chiedere informazioni. Sul piano formale, noi abbiamo avuto e abbiamo un buon rapporto con gli Stati Uniti, con vari accordi di cooperazione. Ma il fatto è che gli Stati Uniti sono un paese molto grande, fatto di vari gruppi e vari stati che convivono nello stesso paese, come hanno ripetutamente affermato e scritto vari commentatori, anche americani. Quindi non posso escludere che alcuni settori si siano preoccupati in particolare della crescita del Brasile come produttore di petrolio, di energie pulite come l'etanolo,
come produttore di energia nucleare che sarà utilizzata anche nel nostro sommergibile. Non posso affermarlo, non ho evidenze che abbiano fatto delle azioni, ma che loro abbiano cercato di informarsi con metodi illegali, questo è ovvio, perché sta nelle rivelazioni di Snowden e di WikiLeaks. Nós temos que lidar com o lado bom. Tem um lado bom também que você precisa ver. Ma c'è anche un lato buono che bisogna vedere. Vedo oggi il presidente Obama che porta avanti l'accordo di pace con l'Iran. Vedo la ripresa delle relazioni con Cuba. Il Brasile, in molti aspetti, come grande paese del continente americano, ha attirato queste azioni da parte degli Stati Uniti. Quindi io cerco di valorizzare l'aspetto della cooperazione e trattare questi altri aspetti come eccezioni, come questioni singole, che non devono interferire troppo nei rapporti bilaterali. Che non devono interferire di maniera. Tutto ciò che è stato acquisito in termini di maggior uguaglianza sociale è molto difficile che retroceda. Penso che resterà perché il popolo brasiliano se ne è appropriato. Non si tratta più di un partito, non è più il partito dei lavoratori, ma è il popolo brasiliano che si è appropriato di una universalizzazione maggiore dei livelli di formazione superiore e di una miglior distribuzione di reddito. Ma non è facile. Noi stiamo vivendo questo momento di crisi economica che è anche una crisi politica. Penso che il Brasile avrà bisogno di una riforma elettorale importante che riduca il peso del potere economico nelle elezioni, anche perché la presenza del potere economico nelle elezioni induce la corruzione. Si deve fare in modo che il sistema elettorale sia un sistema più economico e sia alla portata del popolo e che non sia ridotto allo spettacolo di chi riesce a fare il miglior film, la miglior propaganda. Il Brasile è un paese molto grande e quindi non è facile raggiungere tutti. Io non ho alcuna formula magica, ma certamente il sistema elettorale che abbiamo oggi, con la possibilità di spesa molto ampia nella campagna politica, crea difficoltà che beneficiano quelli che detengono il potere economico, ma finisce per generare distorsioni che coinvolgono tutti i partiti. Quindi la mia aspettativa è che il Brasile continui nella direzione di una maggior uguaglianza sociale e di una maggiore autonomia internazionale. Ma affinché questo possa consolidarsi è necessario avere anche una riforma politica. Questa è la riforma che finora è mancata e che dovrà essere implementata. Se si sceglierà di fare questo ora, in questo momento di difficoltà, oppure se sarà tra 5 anni, non lo so. È molto difficile quando si sta in mezzo a una crisi fare previsioni a 5 anni, ma 5 anni passano molto più rapidamente di quanto si pensi. Credo quindi che la prossima grande riforma dovrà essere una riforma politica e il popolo brasiliano deve divenire il padrone di questa possibilità di riforma e questo processo dovrà coinvolgere tutte le forze progressiste del paese che vanno al di là del Partito dei Lavoratori. Vamos além dele também.